Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi andremo a ricreare insieme questo make-up utilizzando solo prodotti low cost, tranne uno in cui ho barato, però non vi dico quale, anzi se vi va mettete in pausa il video e provate a scriverlo qua sotto. Le mie labbra sono devastate perché ho cambiato qualche rossetto, ma anche questo lo vedrete durante il video. Direi di lasciarvi subito al tutorial, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Come prima cosa vado a fare le sopracciglia appunto con il gel di Kiko. E il mio è nella colorazione 04, anche se ora che mi sono fatta più bionda sembra un po' troppo scuro, e vado a utilizzare questo pennellino qua, che è quello per l'eyeliner in crema di Essence, che ho comprato l'altro giorno, quindi volevo provarlo insieme a voi perché ha le setoline più corte. Io fino ad oggi utilizzavo appunto questo qui, che è di Revolution, vedete che sono un po' diverse, però boh, non lo so. Comunque non mi sembra male come pennellino, bello preciso, fa quello che deve fare praticamente. Ovviamente penso che in giro ci siano dei pennellini molto più precisi, molto più sottili. Però comunque l'ho pagato 1,80€ se non mi sbaglio. Tra l'altro mi sono beccata una fregatura da Essence l'altro giorno, perché ho comprato anche... Dov'è che? Ho comprato questo pennellino, che è un pennellino per l'eyeliner. Sì, per l'eyeliner, oggi non sto a parlare. È un pennellino per l'illuminante e pensavo costasse 2€ come tutti gli altri. Invece questo costava praticamente 5€, cioè boh, è anche più corto perché se vedete, vabbè, ho tutto sporcato, sto facendo un macello, vabbè, prendo questo. In confronto ai pennellini normali per gli occhi è molto più corto, quindi mi costa di più ed è pure più corto, vabbè. Speriamo che almeno mi piaccia l'effetto, perché se non mi piace neanche quello ho buttato 5€ che pensavo di spenderne 2. Solo che, come sapete, da Essence le cose sono sempre sparse ovunque, quindi non si capisce mai quanto effettivamente costi una cosa piuttosto che un'altra, perché la gente è maleducata, prende le cose e le sposta. Boh. Ok, ora che ho fatto le sopracciglia vado ad utilizzare questo primer qua, che è uno dei primer che più mi vedete usare, perché è quello di Catrice, a parte il fatto che dura un'eternità, perché finire tutto questo prodotto penso che sia una roba quasi impossibile. All'interno ci sono 14 grammi di prodotto, è vero che è un primer anche per il viso, quindi comunque se lo usate per tutto il viso vi dura un po' meno, però io solitamente sul viso non vado ad applicare il primer, è proprio una cosa... Non so perché non lo faccio, però non lo faccio praticamente mai. Tra l'altro ho appena messo una maschera di Sephora, cioè l'ho appena tolta più che appena messa, e mi sta lasciando tutti i pirulini, è una cosa che io non sopporto quando poi ci ripassate, perché se mettete il fondotinta fa tutti i pallini poi. Ecco, questa è una cosa che odio delle maschere. Non tutte lo fanno, però quando lo fanno è proprio una roba che non sopporto. Ok, ora direi che andiamo a provare questa palettina qua di Revolution, che fa riflesso un sacco, perché io in realtà non l'ho mai usata, me l'ha regalata la mia amica e poi non so, una roba l'altra e quell'altra mi sono persa via. Direi di andare a mettere il color burro, questo qui, sotto l'arcata sopraccigliare. Ma devo dire che di solito comunque le palettine di Revolution non sono male, anzi era un bel po' che non ne prendevo una, perché una volta quando andavo a scuola a Milano ero più comoda, adesso un pochino meno, però hanno aperto diversi store tra virgolette, perché in realtà sono stand all'interno di OVS, scarpe, anche dalle nostre parti,
Penso che andrò a fare un look un po' sobrio oggi con questi colorini qui. Direi che inizio ad andare a prendere questo colore e lo metto appunto all'interno della... Oh, non so parlare oggi, non mi vengono proprio le parole. Vabbè, avete capito, no? Nella piega dell'occhio, ecco. E vado ad utilizzare sempre l'altro pennellino di Essence che avevo già, tra l'altro non so dove sia finito. Ah, qua. Solo che è sporco. E devo dire la verità, cioè io mi trovo da Dio con i pennellini di Essence. Perché costano poco, tranne quello per l'illuminante che è stata una fregatura, ma cioè, li trovo davvero morbidi, comodi, fanno il loro lavoro. Poi adesso stanno allargando un po' la gamma, ho visto, quindi non vedo l'ora di provarli. O magari semplicemente da noi non c'erano, perché può essere. Non so perché, ma io vivo in Brianza. E ogni volta da noi queste cose arrivano, ma un sacco in ritardo. Cioè, ci mettono davvero tantissimo. Contate che, cioè, i saldi su trucchi di Essence ci sono stati mesi fa, da noi ci sono adesso. Non so, boh, per quale assurdo motivo. Comunque, super pigmentati, cioè, questi ombretti. Io pensavo che fosse un boh. A parte che penso di essere ceccata perché mi sembrava un beigiolino, ma. Tolto questo, davvero. Ora invece vado a prendere questo qui e lo metto sempre nella piega dell'occhio, però verso la fine basta, vediamo che... Sì, davvero super pigmentati, ma non me l'aspettavo, ma proprio... Cioè, io ho altre palette di Revolution, ma questa... Volevo fare un look molto sobrio, marroncino, Ora provo ad andare a intensificare con il colore più scuro che c'è praticamente non nella palette ma in questa gamma cromatica della palette. Ecco, l'unica pecca appunto... Tra l'altro non sto cambiando minimamente il pennello io, vabbè. L'unica pecca secondo me di queste palette di Revolution è che non hanno uno specchio. Qua intanto ci sto facendo i danni perché ovviamente non cambiando il pennello ho portato avanti il colore più scuro anziché l'altro. Ok, ora all'inizio della palpebra vado ad applicare questo colorino qua con un pennello piatto però, se lo trovo. Vado ad utilizzare sempre un pennellino piatto di Essence e vediamo se scrive. Bellissimo, cioè anche questo è super 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 pigmentato. Davvero, questa palette è meravigliosa, veramente meravigliosa. Grazie a noi per avermela portata. E, è la Neutrals 2, penso si dica così. Comunque vi metto qua la palette. E se vi piacciono queste tonalità, secondo me merita davvero tanto. So che ci sono state varie discussioni su queste palette di Revolution, perché molti pensano che impiegano molte risorse comunque nel progettare gli ombretti, la qualità, tutte queste cose, mentre non c'è nessuno che progetta effettivamente una composizione di colori, quindi vanno ad utilizzare palette famose e cercano solo di ricreare appunto gli ombretti uguali. Capisco che forse sarebbe più giusto appunto comprare i prodotti di chi ha ideato anche quella gamma di prodotti da inserire in quella determinata palette, però capisco anche che questa palette costa o 6 o 9 euro, adesso non mi ricordo, mentre quelle originali magari costano 50-60 euro, quindi non è neanche una spesa che tutti possono fare o che tutti vogliono fare. Quindi vabbè, io direi che questa palettina è super approvata, o meglio, i colori che ho provato sono super mega approvati e mi piace un casino, cioè è super pigmentata. Io non so, ma comunque è una palette che vi giuro non arriva ai 10 euro. E ha una pigmentazione fantastica, quindi ve la stra consiglio. Ora
applicare all'interno dell'occhio, appunto sulla rima superiore, si dice, dell'occhio. Oggi veramente non riesco a parlare. Questa matita al Kajal di Bella Oggi. Sì, io la metto sempre così, non so. Ora dovete scusarmi tantissimo perché non ho un eyeliner low cost. Non che io non li compri, ma il mio eyeliner preferito di Kiko, quello con la punta in feltro, è finito. L'ho comprato ad agosto, ve l'ho già detto nello scorso video. Comunque sono riuscita a utilizzarlo fino adesso, passando, ripassando, però è finito. Quello di Debbie che avevo preso, raga, è durato 3 giorni. Io non so se è un problema del mio, comunque Debbie 100% precisi, una roba del genere, davvero, boh, quando l'ho preso è durato 2 giorni. E ieri sono andata in una profumeria per fare il regalo a una mia amica e non so, raga, ma vendono Nabla e io no, non ce l'ho fatta e ho comprato il Serial Liner, quindi ho solo questo eyeliner funzionante in casa al momento, quindi penso che andrò ad utilizzare questo ovviamente. È la prima volta che lo uso tra l'altro, quindi ora... Ok, allora, avevo paura, scusate se non vi ho fatto vedere quando l'ho applicato, ma faccio fatica, soprattutto se è la prima volta che metto un eyeliner nuovo, quindi vabbè. E allora ho letto un sacco di recensioni super mega negative. Mentre vi parlo vado a mettere il mio mascara di Debbie, il solito. Comunque avevo letto un sacco di recensioni negative su questo eyeliner che dicevano appunto che è impossibile fare una linea sottile, che vabbè, ad alcuni è esploso in mano anche la mia amica, tutte queste cose. Comunque io devo dire che per essere la prima applicazione è vero, si fa fatica, non è super mega sottile come quello magari di Kat con cui ero abituata. Però secondo me se ti ci metti un secondo un attimo concentrata e non lo schiacci, ma stai proprio attenta a rimanere a pelo con la pelle, riuscite ad avere una linea sottile senza alcun problema. Poi, se devo dire la verità, magari quello di Kat era più comodo per fare la linea, ma questo scorre sui colori che è una meraviglia, veramente top. Quindi secondo me è un ottimo prodotto, poi comunque la prima impressione vi farò sapere più avanti. Mi sono sporcata col mascara. Io faccio sempre questa cosa, che è una cosa che non sopporto, perché poi devo andare a prendere il cotton fioc, devo sistemare il colore, vediamo se riesco a toglierlo facendo così, ma dubito, ecco. Aspetta, l'ho lasciato ancora più in giro, ma io non ci credo, è meglio che sto ferma e poi vado a prendere cotton fioc. Sempre, sempre, ve lo giuro, io faccio sempre questa cosa. Comunque, ora direi di cominciare a fare la base, vado ad utilizzare appunto un appunto, sulla base di cosa, non lo so, un correttore di Catrice, questo qua è appunto quello per le occhiaie. Ed è giallino e lo vado ad applicare con le dita perché almeno riesco a scaldarlo bene. Prima di mettere appunto il correttore sopra, vado a mettere questo fondotinta di Catrice, che è l'HD Liquid Coverage, nella tonalità rose beige. Infatti è sbagliata per me perché io ho un sottotono neutro giallo. Ma boh, ogni tanto quando vado a comprare le cose, secondo me, non lo so, non ci penso, non guardo, boh, ho presa dalla foga, prendo il primo che capita perché non me lo spiego altrimenti come io sia riuscita a provarlo, anche perché l'ho anche provato, e a dire sì, questo è il mio colore. Ora vado ad applicare nella zona del contorno occhi Cover Pro, che è appunto un correttore di Bella Oggi. Però ragazzi è stra mega coprente, ne devo usare pochissimo perché tanto le mie occhiaie non se ne vanno mai del tutto, però se no si vede il mascherone. La consistenza è veramente veramente liquidina, quindi
Quindi vado con la Beauty Blender a prenderne un po' e lo applico, lo sfumo e poi ne prendo ancora perché una volta sono andata stradecisa e mi è uscito un macchione, ma un macchione veramente indecente. Ora vado a settare il tutto con la Brighten Up di Essence, che anche questa ho appena ricomprato. Sembra che ho comprato mille cose, ho speso manco 10 euro comunque. Perché appunto, vabbè, vado a settare con la Beauty Blender che forse è meglio, perché mi era caduta e l'avevo frantumata in mille parti, quindi era inutilizzabile, ho dovuto buttarla per qualche giorno, sono riuscita a usarla, ma è stato molto molto difficile. Vado a mettere la cipria in questa maniera. Nei punti dove mi lucido di più, dopo la andiamo a spolverare comunque, mentre qua la metto bella come il sole a caso, così come l'ho sempre fatto. L'altro ci ho messo un sacco a ricomprarla perché dalle mie parti non c'è mai niente, è sempre tutto finito, sempre tutto messo male, boh. Ok, ora che ho fatto la base, vado a riprendere un attimo i colori sopra l'occhio e li porto sotto. Vado a fare il contouring con la Revolution Pro HD Powder Contour e questa qua, la palette, è super super mega usata, lo so, l'ho presa un po' di tempo fa, anzi, si sta sgretolando tutta, nella tonalità Fair dovrebbe essere. Perché, vabbè, io al momento l'ho sostituita con quella di Benefit, che ho comprato di recente, però comunque, cioè, l'ho usata per un sacco di tempo, quindi è una buona palette. Vado a prendere questo pennellino tipo angolato di Primark e vado ad applicare la terra più fredda appunto qui. Col pennello sporco faccio così, giusto per sembrare un po' più sana, un po' più abbronzata. È una bella palette e anzi penso che sia quasi più comoda da portare in viaggio perché comunque guardate le dimensioni e all'interno questa un illuminante, tutte le ciprie, la cipria gialla, la banana powder e ha tre terre diverse, non ha il blush, però comunque potete mettere questa terra fredda per fare il contouring e una terra calda per scaldare l'incarnato. O utilizzare questa cipria qua se siete davvero chiare comunque come blush illuminante. Così. Questa al suo interno ha i due blush, ha comunque la Hoola per fare il contouring, ma non ha una cipria. Quindi direi che quasi quasi a paragone preferisco questa da portare in viaggio perché è più completa. E comunque devo dire che portando questa e questa, volendo, avete anche tutti i blush che volete. Però, dato che siamo a casa, vado a usare il mio blush di Bella Oggi, che adoro tantissimo, penso che ormai lo sappiate se guardo giù perché perdo tutte le cose, che è appunto di questo colore aranciato. Tra l'altro non lo uso da un sacco, cioè da un sacco, da 2 settimane, 1 mese, da quando ho preso la palette di Benefit, perché vabbè, ovviamente sto testando quelli lì, però questo a me piace un sacco. Ora come ultimissimo step devo mettere il rossetto. Io ne ho un po' che amo, questi sono tre che secondo me potrebbero starci bene di quelli che amo di più low cost. Uno è quello di Debbie, costa 6 euro se non sbaglio, a me piace un casino, dura tutto il giorno, non mi secca troppo le labbra. Questo è quello di Flormar che ho preso alla Gran Canaria e che è un brand italiano, ripeto. E lo amo follemente. Se c'è qualcuno, io lo chiedo ogni volta che rivende Flormar, mi scriva pure qua in privato così ne compro altri. E poi c'è il Color Boost di Essence. Questo non è male, però secca un sacco le labbra. Quindi direi che lo escludo, dato che ultimamente le mie labbra fanno schifo. Anche se si stanno riprendendo grazie a questa cremina anche di Laneige, boh. Che vabbè, tutti hanno pubblicato adesso i video dell'uscita, io in realtà l'ho preso un bel po' di tempo fa da Sephora, c'erano solo queste due cose di quel marchio in mini size,
che sono la maschera idratante, la sleeping mask e quella labbra, sempre per la notte, e sa di cicca, strabuono. Comunque penso che andrò ad utilizzare questo qui di Flormar. Ok, ho messo quello di Flormar. Allora, a riguardarmi adesso, forse avrei scelto un rossetto più aranciato, ma penso di non averne neanche. Quindi, non so, forse vado a toglierlo e mi metto un nude, vediamo com'è. Comunque, ultimamente sto usando l'acqua micellare, questa qui, quella consigliata da Clio, ed è strabuona. Vediamo con i rossetti. Cioè, questa è una tinta labbra che, ragazzi, rimane giorni, non ore, giorni. Perché io ho provato a metterla al pomeriggio, andare a farci serata e averla su ancora il giorno dopo. Nel senso, quando mi sono svegliata ancora era lì. Comunque vi giuro, se non trovo qualcuno che mi rivende Flormar, mi metterò a vendermela da sola. Divento presentatrice per venderla a me stessa. Non so neanche se si possa fare, ma la voglio troppo. Cioè, adesso a riprovarla, che era un po' che non la usavo, perché, boh, perché sinceramente non sto più mettendo i rossetti per questa storia delle labbra secche. È troppo bella, troppo morbida, bellissima. Ora vado a provare invece la 02 di Debbie, anche se in realtà davvero tutti i miei rossetti e tutti sono rosati, perché so, si vede che mi piacciono di più. Non mi piace neanche questa, quindi vado a togliere anche questa perché non mi piace come si sta, non mi piace proprio come sta. Ok, spero che questa sia la volta buona, ma vado ad applicare una matita, la numero 700 di Kiko, sono quelle che costano 2,50 euro. Ok, ovviamente le mie labbra adesso si sono ringrezzite tutte, tutte le pieghette si stanno seccando, però gli ho cambiato tre rossetti, vabbè. Comunque, questo mi piace finalmente, però mi piace come ci sta, è comunque morbida sulle labbra, ovviamente, vabbè, appunto sfregando, togliendo, rimettendo subito dopo un po' si sono rovinate. Comunque, niente, questo è il look finito, mi piace tutto quello che ho usato, anche perché sono tutte cose che uso da un bel po' di tempo, tranne la palette e l'eyeliner che vabbè ho barato. Però anche la palettina super mega approvata, anzi ve la faccio rivedere, è questa qui. Bellissima, bellissima. Penso che vi farò altri look, magari su Instagram, dove metto i mini video, quelli da 1 minuto che mi piace un sacco fare. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram, su Instagram andatemi a seguire, io mi chiamo Carlotta Colo, comunque vi lascio il link qua sotto nell'info box e vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciarmi un mi piace se questo video vi è piaciuto e se avete anche voi questa palettina e vi va, inviatemi pure i vostri makeup su Instagram, perché qua su YouTube non so se si possa fare. Comunque vabbè, se sapete come, io in qualche modo penso che vedrò una notifica o qualcosa. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!